Tempo di bilanci e presentazioni. Anche Manlio Torquato si avvia a fare il resoconto di 5 anni di amministrazione. Venerdì 28 aprile dalle 19 illustrerà le attività del suo quinquennio al Diana durante la manifestazione Dove eravamo, dove siamo, la nostra storia. Dopo il 1° maggio inaugurerà anche il comitato. Stesso farà Pasquale D'Acunzi, che ha chiesto prima di avere tutte le liste. Frattanto Antonio Roscia di Forza Italia ha lanciato un appello a noi con Salvini perché converga sul nome dell'imprenditore conserviero. Si ravvivano pure i comitati. Domenica scorsa allo Spazio 5 Stelle c'è stato un secondo bagno di folla per Vincenzo Spinelli. Si muove anche Mario Stanzione, che giovedì alle 19 inaugurerà il comitato elettorale in via Astuti, all'angolo con via Re e via Napoli. Un punto strategico della città. Il 28 Alfonso Schiavo propone una riflessione sulla scuola nel suo comitato di via Bosco Lucarelli, appuntamento dalle 18 con il filosofo Pino Cantillo. Pronto il Movimento Legalità e Trasparenza di Raffaella Ferrentino, che ha raccolto la disponibilità di Luisa Gagliardi. Franco D'Angelo ha invece aperto da qualche giorno al Corso Vittorio Emanuele il suo punto di ascolto, dove si stanno susseguendo incontri e confronti tra candidati al Consiglio e possibili sostenitori. L'ex sindaco ha anche pronti i manifesti e striscioni, che presumibilmente faranno il debutto tra qualche giorno. Debutto social invece per Tonia Lanzetta, che ha inaugurato da qualche giorno una pagina su Facebook.